Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati in questo ennesimo video lotto dove dilapido lo stipendio che guadagno la mattina in ufficio e mi pare messa in cura tutte le volte. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui mi ritiene un fallito, però nel senso, cosa io vedi, so le carte, cioè me drogassi, mi facessi le strisce di coca, nel senso, li spendo in carte mi sembra molto più salutare. Poi, visto che tanto dilapido il mio stipendio qua, voi ragazzi, per supportare questo canale potreste acquistare carte, per rimanere sempre in tema. Qua sotto in descrizione trovate il mio referral link e il codice sconto Fantasia Store, incredibile, avete 5% di sconto, una cosa che altre persone non vi danno, pure su Jaxor io ve lo do, cioè vi faccio il 2 per 1, avete due siti al prezzo di uno con entrambi il 5% di sconto. E lì ragazzi, invece di trovare la classica roba TGC che trovate su Fantasia, avete la roba OCG e anche la roba particolare tipo Bandai e vabbè One Piece, un mix di tante cose, ma vabbè, io non ve lo devo ricordare io perché ovviamente so che lo fate già normalmente. Detto questo, adesso andiamoci a vedere cosa è arrivato, perché la roba è tanta e il ragazzo ovviamente mi aveva chiesto di farci il video perché ci teneva che io tirassi fuori qua le cosine e ve le facessi vedere. Oh ragazzi, la situazione è questa, nel senso, lo scatolo è enorme e la roba è veramente tanta. Allora, abbiamo 2 albumini, perché immancabili, bisogna per forza andarli a vedere. Poi sono tipo di quello stile che tipo c'era inizio anni 2000-2010, quindi da qua mi aspetto tanta robetta fresca vecchia. Poi abbiamo un deck box pieno di roba e boh, questi che sembrano dei cazzetti con tra bulk dei comuni. È una roba che mi preoccupa. Proviamo ad aprirne uno, vediamo cosa c'è e nel caso non apriamo gli altri perché rischiamo veramente. Che cazzo è? Cremeria di lattaio. Ma che cazzo sono andato a comprare? Cioè, abbiamo il secondo, poi qua abbiamo il terzo, poi basta. Sì, ok, ho tirato fuori tutto. Io partirei ragazzi dalla cremeria del lattaio per capire effettivamente se c'è bulk decente o bulk veramente brutto. Allora, andiamo. No, non è possibile fare un buco così. Oh, ce l'abbiamo fatta. Tiriamo fuori le carte. Il tin è spaziale e già partiamo benissimo. Questo si tiene da parte. Poi abbiamo questo deck box. Questo ce lo vediamo dopo. In più, allora, potrebbe essere del bulk interessante. Abbiamo carte mostro, magia, ma qua si parla di set vecchi, quindi una metamorfosi, un trap dashot. Mi tiri fuori qua dentro? Adesso dubito che qua dentro ci sia una trap dashot, però nel senso potrebbe essere interessante. Roba da PMT, comunque di P04. Mi sa che qua abbiamo del bulk interessante. Queste sono le trappole, dai. Qua trap dashot e oppression e si vola, dai. Esplosione, ultimo turno, bella questa, di B2, un pochino rovinata. Un altro ultimo turno, dai. Però questo è il genere di carte che nascondono le perle retro format. Dai, impossibile, no niente. Di fantasma, dai. Ci ho sperato, ma niente. Vediamo qua. Abbiamo il controllo della mente, anfora verità. Cioè, della robettina carina c'è, cioè, tempeste potenti, tifoni spaziali mistici, rinfornimenti. Diciamo che se trovo anche gli walk mistici non sarebbe male, perché comunque sono carte carine. Qua, vabbè, roba rituale, tanto avevamo già intuito. Qua altre magie. Ah no, vabbè, questa è roba pia. Mamma mia, attacco Icaro. Per me attacco Icaro è apparso nel gioco con gli ala nera. Prima non esisteva. Invece, guarda un po', esiste. Allora, no, qua roba ingranaggio antico. Qua roba Ojama. Roba gladiatore bestia. Questa è bella. Che qua i laquari li avevo finiti. Poi, vabbè, uno solo ce n'è. Se c'è anche un paio di Murmillo. Darius, vabbè, questi ce l'avevo. Niente Murmillo. Vabbè, GG. Poi abbiamo 6 samurai. 6 samurai controlliamo, ma non credo ci sia niente di particolare. Ma no, qua è tutta roba normale. Allora, destino, toon, carte vintage, vediamo. Trap dashot, no, non è vero. Carte normali a caso. Carte rimozione, fedele della luce. Credo ci si possa essere niente. Dinosauro e Xyz. No, XYZ, ragazzi. Vabbè, ormai per me Xyz significa un'altra cosa. Poi andiamo avanti. Andiamo a vedere il resto. Mi sa che le altre a sto punto un'occhiatina gli si dà, tanto per vedere se c'è qualcosa interessante. Qua attualmente non vedo niente. Vabbè, sono cartine vecchie comunque, che sono simpatiche da caricare alla fine. Sono roba da DB, LOD, YSD. Andata Jade.
carità. Questa per retro format va bene. E quindi alla fine ci sta. Uno Snatch Steel SD05. Questo non è male. Mi sa che il ragazzo ha smesso nell'epoca sincro. Inizio epoca sincro. Perché oltre TDGS non vedo roba più recente. Allora, no, qua non c'è. Questa. Questa è carina. Peccato che è tipo distrutta. Ma vabbè, uguale. Allora, no, era un'ira divina. Vabbè, ho leggermente spiegazzata. Dai, no, sbagliato. Vediamo, oh, maglio magico. Vabbè, rimozione di limite. Fusione futura, carina, ci può sta. Spaccatura pure. Poi, vabbè, il resto niente di particolare. Poi vediamo se qua c'è qualcos'altro. Kaiser Colosseo, questa è buonina. Tempesta potente, vabbè. Tutta roba piccola che comunque mi fa mucchio. Quindi vabbè, ci sta. Vabbè, ricarica, ritorno totale. Qualche robetta per il retro format ci sta. Ritorniamo alle mie amate trappole, perché possono dare gioie molto, molto consistenti. Ma ovviamente tranne i dispositivi buco trappola e tornado. Vabbè, all'armatura Sakuretsu comunque ci sta. Niente oppression. Vabbè, comunque abbiamo altri scatoloni col bike dove possiamo tentare di trovare. Oh, ho visto delle trappole. Possiamo trovare altra roba interessante. Allora, qua niente. Comunque ragazzi, questa carta esiste in due art alternative, nel senso, non due, proprio due art alternative, ma una versione in cui tipo la piuma non c'è. Poi vabbè, qua mostri suscitati, ritorno totale. Diciamo ritorni totali. Walk mistico. Buono. Il problema è che è tipo dilaniato dalla vita. Ok. Specchio in prigione ombra, che sono da glass, se non ricordo male. Quindi bene. C'hanno tipo la ristampa ultra, però ok, sono sempre bellini. Distruggi carte, vabbè, altre cose a caso. Vortice nero, vabbè, state ristampate, ondata gelida. Diciamo nel mucchio qualcosina da buttare in retro format c'è. Dai, sì. Mi va bene. Il bulk ha tirato fuori qualche cosina di interessante. Poi adesso guardiamo gli altri e vediamo se c'è qualcos'altro. Allora, andiamo avanti. Passiamo al secondo, che mi dà fiducia quanto il primo. Non c'è un vero e proprio motivo. E vediamo, dai. Questa è tanta roba. Sarà un disastro. Io sta roba dove la metto? Allora, capiamo. Altre trappole. Abbiamo capito che oppressione non c'è, però qualche armatura sicurezza in più non fa schifo. Allora, rinforzi. Quasi, io sono sicuro che posso farmi tipo i set vecchi, comuni, rare, un po' completi. Secondo me qualcuno anche con le foil, ovviamente condizioni medie, però secondo me completi al limite della prima edizione, un mixettino, e esce. E non sarebbe male, mi caserebbe provare c'è l'odd, no, LDD, tutto completo. Che di base, poi c'ho tutto. Lucciole di richiamo, carina. Brutta reazione Simoki. Carta regalo, se me la tiri fuori sarei contento. La Giara, carina. Macrocosmo, altro macrocosmo. Giara, io mi chiedo, cioè, adesso sono contento che le sto guardando, ma pensa al poro disgraziato Federico del futuro, che dovrà quasi mi sta a tirar fuori tutta la roba pseudo interessante e caricarla, quel poro disgraziato probabilmente si vorrà impiccare, ma dettagli, cazzi suoi, nel senso, non miei. Per me adesso va tutto bene. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. Carta regalo, top. Bene, una l'abbiamo trovata. Tanto, più o meno i set sono quelli lì, cioè. Questa roba un pochino più recente rispetto a quella di prima, però no, più o meno ci siamo. Redon fusione, anche questa è carina. Multa. Limite di evocazione, vabbè, anche c'è ristamp, però. Vabbè, comunque carina, da trovare. È uno sopra l'altro e sotto ci stanno le magie. Ok, allora capiamo un attimo. Abbiamo confronto Super Junior, carta. Xinzer Hu, vabbè, carina. L'hai voluto tu, questo simpatica. Monta qualche schifo barn. Bisogna per forza tirare fuori queste carte. Poi, disastro. Luce dell'intervento, anche questa carina per retro format. Ultima offerta, da Structure Deck Joy. Questa è messa anche abbastanza. Beh, c'è una piega, niente. Come non detto, vabbè, dai. E niente, qua non c'è nient'altro. Proviamo con questi, che credo siano un mix di mostri trappole. Tanto tiriamo fuori anche le altre. Allora, qua, ma muro di luce rivelatrice, ma ce ne ho una quintalata infinita. Qua assalto, deflettore, collocazione, perdita, luci del richiamo. Questa è simpatica. Seconda, terza che troviamo. Ultima offerta. Ragazzi, io sogno un mondo in cui ultima offerta torna a 1. Solo per tentare. Quella è Shockmaster a 1. A 3. E poi fa gadget con ultima offerta, stecca. E lì prendo gli schiaffi da qualsiasi altro mazzo. Però mi divertirò tantissimo. Ma non credo succederà mai. Toccherà che mi monto il mazzo retroforma.
format e basta. Allora, vediamo se qua c'è qualcos'altro. Allora, i sette attrezzi del bandito, qua niente, altra roba molto comune, macrocosmo, qua niente, niente, e un paio di mostri a caso, da DB2, fuscinotori, vabbè, carta spirit, carini. Allora, bene, passiamo alle magie, che ce l'abbiamo sotto. Fusione oscura, questa è carina, perché comunque usci di supporti, i supporti, Re Malvagio, sì, mi sembra, Heavy Liro, sì. L'unica cosa è che, tipo, c'ha una ristampa comune recente, quindi, ehi, questa roba non è salita per niente, un po' si piange insieme, ma vabbè, è giusto così. Allora, qua, ancora niente, ho un po' di carte coi dadi, ho visto un sincro, no, ma ha sbustato anche quel... No, Lede, mamma mia. Fra, come ti è venuto in mente di sbustare Lede, che ce n'ho un'infinità di quella roba, io voglio solo bruciarla. Perché, cioè, il Car Market permette di caricare il 31 per delle carte. Io di carte di Lede ce n'ho più del 31 per, 32 per, e quindi sta lì e quindi, che cazzo mi ci ha messo sotto? Quindi vabbè, che non so più che neanche che cosa farci. Se qualcuno vuole, ragazzi, delle comuni di Lede, gli lancio. Allora, Creature Swap, un altro Walk mistico, carino, Nobiluomo, anche questa molto bellina. Metamorfosi, boh, la butto lì, un altro Nobiluomo, che comunque fa mucchio. Sto a quei trini che c'ha un colorito strano. E poi, carte a caso, carte a caso, vabbè, delle cambiare idea palesemente di tempi andati. E poi basta, c'è nient'altro. Vediamo qua sotto cosa c'è, o se sono tutte sleeve. No, sono tutte sleeve e poi qualche tipo tip card. Che ok, sono belline. Mamma mia. No, sì, ragazzi. Il libretto delle istruzioni. Questo è quello dello structure deck di Joy. Veramente bello. Oh mio Dio, mi sento male quando vedo sta roba. Cioè, mi fa più brutto quello di 5Ds rispetto a quello di Joy. Perché 5Ds mi fa capire proprio di essere vecchio. Perché è tipo la terza serie. Questo, vabbè, è l'inizio. Gli anni sono passati, ma questo mi fa sudare un pochino. Ovviamente questa roba non si butta via. Mi ricordano la mia adolescenza. Basta, basta, basta pensare alla propria adolescenza, che fa solo male. Allora, andiamo avanti. Togliamo queste cose. Andiamo con l'ultimo e capiamo cosa c'è qua dentro. Allora, sicuramente altre comuni, però, vediamo. Dai, dai, diamogli un'occhiata, perché almeno così ci togliamo lo sfizio di capire se c'è qualcosa di effettivamente buono o sono tutte comuni brutte. Tanto è roba vecchia, quindi qualcosa di... Non credo che qua... questo carino. Però non credo che a furia dei gialloni troveremo qualche carta interessante. Vabbè, queste... Sepoltura. Skippiamo. Drago armato. Un mago della fede che ha visto tempi migliori. Va bene. Cioè, le art sono bellissime, però, ragazzi, adesso un attimo. Se non vogliamo che il video duri 60 ore, qua mi tocca skippare un pochino veloce, TP8. Vabbè. Carte totalmente a caso. Cazzo è il tapiro del deserto. Scopri, metti un mostro scoperto sul terreno coperto in posizione di difesa. Non può scegliere il tapiro del deserto. Fa flip su se stesso. Cioè, non può fare flip su se stesso. Allora, qua altre cose a caso. Un monaco evocatore. Ci posso, non è niente di particolare. Decoici. Un Kiko, vabbè, questo è carino. Poi vediamo. È una luce consacrata. Così, queste rane a caso, brutte. Cioè, fosse quella bella che, vabbè, tanto l'hanno ristampata due volte nell'arco di, una settimana. Ormai, quella è un Ti ricordi i tempi andati quando stavi a qualcosa? Allora, andiamo avanti. Alien infiltrato. Altre comunacce. E poi dai, zombira. Vabbè, ma c'è anche dall'art. Spesso. Vabbè, questo diciamo è l'artwork vecchio. Zero. Mi sa che qua... lascio sta. Perché tanto non credo ci sia nient'altro. Adesso do un'occhiatina veloce. Vabbè, no. Questi tutti mossi normali. E qua... lo spadaccino mistico livello 2. Questo si gioca in GOT, però qualche ranocchietta simpatica. Mi sa che lascio qua lascio. Sulle magie trappole c'era qualche possibilità, sui mostri la vedo veramente dura. No, mi sa che lascio. Proprio l'ultima possibilità. Se mi esce una carta bella, finiamo. No, no, ragazzi, ho visto un breaker distrutto. Vabbè, questo possiamo lasciarlo, ha fatto il suo. Cioè, gli altri hanno dato carte un pochino più carine tra magie e trappole. Però i mostri, mettiamoli via, basta. Non facciamoli soffrire. Bene, andiamo alle carte belle, che sono quelle che stavo aspettando. Allora, tiriamo avanti col deck box che abbiamo visto prima e vediamo effettivamente cosa c'è dentro. Abbiamo un tifone da rarity, Soravis, che ok, ha sbustato anche roba più recente. Una sepoltura super, carina, essenza, punitore, avvertimento, carica, garura, pot, cacciatore, assassino, controlla, masquerade, da rarity, peccato, gatto.
Rossetto, Droll con l'alternativa art, mi fa schifo al cazzo però ok. Drago bianco alternativo, mi fa schifo al cazzo perché non è quello da Moviepack. Replica, e vabbè, questa è tutta roba da Rarity. Rico, super, mi fa schifo al cazzo perché non è secret. No, pensavo fosse quella con le corna, ma quella è la versione della art. Allora, abbiamo doppio padrone dei teschi, Collector, Garura, no, Garura, sì, anche questo Collector, Criceto, mamma mia, non guardamolo, le ultimate fanno pena. Poi, Pax Esosorella Platinum, Perlereino Rarity, va bene, Trishula, Corvo Secret, questo è molto bellino, questa cosa è bibliotecario, ragazzi, guardate che bello. Poi, Cavalieri Fantasma, un altro bibliotecario secret, tanta roba. Poi abbiamo una sepoltura, l'altro maio magico, inferno, scheletro severso e poi sotto cosa c'è? Ah ok, ci sono tutte e tre, vabbè, solo la prima è super. Poi vabbè, combattente, braccio arsenale, un detonatore, carino, ultra raro, mago di arcanite, neftis, maledizione, spadaccino. Peccato, da DR2 questa era veramente carina. Poi Voltic, drago montaggio, soldato, cacciatore, speedroid e tre virus elettrico che, ok, mi vanno bene, retro format. Qualsiasi roba sia accettabile ma che non si gioca più, retro format. Ho finito. Allora, abbiamo un altro deck box e poi passerei agli album. Vediamo cosa ci propone. Allora, abbiamo quello della stella dispersa. Un Golgar Ultimate. Vediamo in che condizioni è. Oh, a me sembra messo abbastanza bene, pure in prima. Qua. Oggi in basso, ragazzi. C'è una leggerissima sbeccatura. Però comunque è messo molto bene, eh. Peccato. Vabbè, questo secondo me è avvenuto più che altro con la sleeve. L'hai messa male e si è sbeccato. Ma vabbè. Poi abbiamo Turbo Guerriero, Guerriero Rottame, un altro, Nitro Guerriero, Guerriero della Strada, Tributo, Cilindro. Che mazzo è? Tempesta Super, ma vabbè. Non so se esiste il back. Non esiste, infatti. Poi Gela dell'Avarizia, super, carina questa. Poi Ninja, Turbo, vabbè, sarà un mazzo mix alieno, sincro, guerriero. Tipo quelli che si facevano una volta, ragazzi, è un po' un mix. Ma vabbè, sono belli per questo. Rana degli Alberi, rara, da Soi. Molto bellina, anche se le condizioni sono un po' me. Deflettore, Ordine Reale, Nitro, Verme Pungiglione. Quando vedo certe carte, ragazzi, mi sale un po' il mago. Ma vabbè, poi vabbè, un'altra tempesta, nucleo e una basetta Kokimeru, piccolina. Niente di particolare, però vabbè. Ci sta. Allora, adesso passiamo ai due album, che se non ricordo male c'è roba interessante. Andiamo col primo, che è quello un pochino più leggero, più soft e almeno quello dove, nel senso, ha fatto un po' risparmiare, credo, non mi ricordo più. Allora, qua abbiamo Mago del Sangue, Pesce Volante, qua, boh, niente di particolare, Magia Ombra. Questo è da DL1, questa può essere carina. Non so quanto sta, penso 50 centesimi, ma mi piacciono le foil da DL. Allora, il front è bellino, il back no, però va bene. Buttiamola dentro e siamo tutti contenti. Allora, 1 e 2. Poi andiamo avanti, Drago Cyber Oscuro, Gallisk, questo mi starebbe il mio mazzo Mac, la Refic, il mondo Turma, visto periodi migliori, Rostosaurus, nuova carta supporto incredibile, tanto mi pigliate per il culo, ragazzi, per quello che ho detto, vabbè, non ho failato, mi dispiace, non linciatemi vivo. Poi, bellissimo questo. Guardate che bello, quando le rare sono in inglese e messe così bene. Non vale un cazzo, ma è troppo bella. Poi abbiamo un paio di cadute del sistema, sì, e tirare il tappeto, onesto, e ok, e questo ce lo siamo levati. Adesso andiamo con quello vero, quello hard, e vediamo cosa c'è dentro. Bam! Partiamo con questo Blade Edge, ragazzi, guardate che bello, sembra perfetto. Adesso vediamo il back, perché guardate, allora, mamma mia, il front è pulitissimo. Allora, il retro è pulito, ma ha tipo delle leggerissime sbeccature in alto. Però ok, nel senso ci posso stare, è una carta da, boh, EN, non mi ricordo il nome del set. Però guardate che bello. Peccato che è unlimited però, ragazzi, è tantissima roba. C'ha anche un puntino bianco qua laterale. Ci posso sta. Già il fatto che le carte siano imbustate è già tanta roba. Che mi sono arrivate anche robe che costavano un botto senza sleeve. Vabbè. Poi abbiamo Lupo geneticamente modificato, anche questo molto carino. Peccato in condizioni un po' più brutte, tipo Pur, che qua c'ha, sì. È in prima edizione però, bellissima. Sarebbe stato bello se le ultime l'avessero fatte tutte con questa foilatura, però la carta incisa che si vedeva, che non sta sotto la foilatura, come succede per altre carte Ultimate. Non so se ci sarà possibilità di vederlo dopo, non credo, e poi c'è una carta che finirà nel mio album, e così, diciamo, si è fatto così un po' per risparmiare, mettiamola così. Poi vabbè, risucchia fusione, questo è poco interessante. Andiamo adesso il Chimeratech. Allora, anche questo da Potted ha preso un bel po' di botte. Però è sempre bellissimo, ragazzi. La rarità Ultimate
che io puoi dire? È superiore a qualsiasi altro. Pokémon ci deve suca con le sue full art. Cioè, vuoi mettere una full art di questo tutto Ultimate? No, non c'è senso. Mamma mia, sto già sudando, ragazzi. Sto già sudando. Cioè, a parte che è così che io vi dicevo le Ultimate. Cioè, con la carta che esce fuori dalla foilatura. Vedete le mani che non hanno la foilatura Ultimate sopra, ma sta sotto. E niente, è una carta TLM che è messa anche discretamente bene. Ha dei grossi segni, bianchi, però non ha pieghe. E già, per una carta da TLM, soprattutto di questo tipo, me lo posso accollare. Nel senso, ci posso sta. Stessa cosa, ragazzi, le spade mistificatrici. Ok, meno importante, però che artwork. Che artwork pazzesco. Mamma mia. È una carta spaziale. Le condizioni sono quelle che so. Però, cioè, volete... Guardate che belle. Forse avrei messo anche il teschio in primo piano, però... Vabbè, ragazzi, chi si è inventato la foilatura Ultimate? Probabilmente ci aveva un cazzo enorme, perché non... Cioè, hanno detto, vogliamo mettere le palle in fronte a tutti gli altri giochi di carte. Magic non c'ha Holo. Pokémon c'ha il suo classico Cosmo Holo. Fa una roba figa che dimostri che siamo i migliori. E all'epoca, ovviamente, si è dimostrato questo. Inutile, ragazzi, che mi ripeto, guardate, le condizioni sono un po' me, però forse anche più belle, cioè il back è messo meglio del front. Vabbè, tocca trovare il restauratore, però ragazzi, cioè, che gli vuoi dire? Mamma mia. Sono carte bellissime, cioè inglese in prima edizione poi. Se riesco a togliere quei due cazzo di puntini neri che c'ha dietro, sto a posto. Poi ovvio, i punti bianchi non li posso levare, non faccio miracoli, però... Nel senso, già aver levato quello schifo dietro è già tanta roba. Fusione sovraccarico. Tanto molte di ste robe hanno difetti, perché oltre ad essere state tenute dentro gli album senza sleeve e da ragazzini, ovviamente questa è roba che è stata anche giocata, quindi è stata sfregata sul cazzo di tavolo. E vabbè, sono cose che capitano. E che io vuoi fare? Una volta le sleeve non esistevano, ragazzi. Vabbè, ecco, questa è la carta che finirà nel mio album, perché l'ho già vista. È in condizioni molto buone, non perfette, però le opzioni sono: spendo dei soldi e me la compro, o metto questa. Diciamo che il mio port... non mi ricordavo che c'era il difetto. Ero convinto fosse messa bene. Dopo tocca per il Car Market e comprare la NM. La vita è ingiusta. La vita è ingiusta. Tiriamoci su questo Heraklinos in prima. È pure American, mi sembra. Sì, questo è bello. Questo è proprio bello, mamma mia. Ci sta. Questa American spinge veramente tanto. È molto più chiara rispetto che la nostra. Rosico un po' per quel BLS, ma oh, me lo gioco. Ci posso fare niente. O lo mando a restaurare. Ma non credo facciano miracoli. Vabbè, dai. Tanto questo, ragazzi, questo lotto stava lì sopra da, boh, due mesi. Mi ero dimenticato le condizioni delle carte. Ricordavo un BLS. Ho detto, quello va in collezione. Quanto cazzo è bello, ragazzi. Ecco. Semplice, pulito, sfondo simpatico. E poi metti la foratura Ultimate sul back. E tu hai risolto. Hai già fatto il modo per fare i soldi. Konami, tu riporti queste cose da noi e niente, tocca spacchettare come dei pazzi, per forza. Considerate che l'odd di Yu me lo so aperto, E forse ne arriverà un altro. Ma capiamo, eh. Poi, andando avanti, abbiamo anche uno strappo possesso da SDM. Vediamo in che condizioni è. Allora, anche questo c'è una botta in alto, ma questo me lo ricordavo. Poi fenice sacra, un po' di quarter, così esotiche. E poi drago armato, un Caius, anche questo carino. Atena, Valhalla, un Wolf, così tanto per, Cyberstein, giudizio solenne. E questa, e il ragazzo ce l'aveva. Gli ho chiesto, ma che cazzo è? Ha detto, boh, te la mando. Sono contento, grazie. La metterò insieme alle altre robe di Yugi che ho. Ok, un altro tirare il tappeto, onesto, che mi fa comodo. Tanto quelli super non l'ho ancora comprati, quindi qualcosa devo pur giocare. E vabbè, le tre sfingi, a posto. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se devo comprare il BLS. Perché di base rosico un po' tanto, perché che però io volevo mettere in collezione. E niente, forse ci finirà il Blade già a questo punto. Compenso una delle due cose. Oppure compro il BLS, fatemelo sapere. Detto questo, ragazzi, vi rinnovo l'invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi, perché ovviamente questo mi permette ad arrivare a tutti. Quindi io vorrei arrivare a 10k entro fine dell'anno prossimo, quindi grazie mille se vi iscrivete e se lasciate like e condividete, e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.